Bene, sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua. In questo video andremo a parlare di tre notizie ufficiali in casa Crotone, due addii e un colpo siglato da parte della formazione di Mister Modesto. Allora, partiamo subito per quanto riguarda gli addii, perché due calciatori rientrano dal prestito, due giocatori che erano stati presi con, devo dire anch'io, fiducia nei loro confronti, perché li reputavo, li reputo tuttora buoni calciatori che possono far bene in futuro. Magari i Crotone non si sono ambientati bene, non sono calati bene nella categoria, però sono sicuro che nei prossimi anni, dovessero trovare l'ambiente giusto, possono esplodere, perché hanno enormi potenzialità entrambi. Stiamo parlando di Odei, alla classe 2002 che rientra a Sassuolo e terminerà la stagione alla corte di mister Dionisi, perché rimarrà al Sassuolo, quindi potrebbe anche essere eventualmente schierato in campo in Serie A. Vedremo un po', però credo onestamente che giocherà in primavera, penso, non lo so, però dovesse rimanere in prima squadra troverà pochissimo spazio in Serie A, ma non ha trovato sistemazione nelle ultime giornate, anche perché l'ufficialità della rescissione del prestito è arrivata agli sgoccioli del mercato. Quindi un addio importante, un giocatore che ha delle ottime potenzialità, perché ha buone qualità, arriva bene al tiro, sa saltare l'uomo, sa essere esplosivo, anche se un po' non è molto veloce come Yuwara, per esempio, no? Però è un giocatore che può fare bene, è comunque un classe 2002 che può crescere tantissimo, ripeto, nell'ambiente giusto secondo me può dare tanto. L'unico problema è un po' il tiro, che deve migliorare molto, perché molto spesso diventa sul sinistro, un po' la Bernardeschi, se vogliamo dire così, che è anche lui molto abituato ad entrare sul sinistro. Però poi lì deve migliorare tanto da questo punto di vista qui. È un giocatore comunque certamente di livello che, ripeto, da noi non ha convinto, a me in primis non ha convinto, quasi mai, però chissà che non possa fare bene da qualche altra parte. Discorso uguale per Yuwara. Ha la classe 2002, 2001, scusatemi, che anche lui rescinde il prestito e torna così al Bologna. Anche lui non dovrebbe aver trovato squadra, quindi rimarrà al Bologna e forse riuscirà a trovare spazio in prima squadra, quindi in Serie A con Mihajlovic in panchina. Vedremo un po'. È un giocatore con anche lì buona velocità, buona rapidità, che deve migliorare, e l'ho dimostrato in campo anche lui negli ultimi 20 metri, dove è abbastanza impreciso, commette diversi errori. Quest'anno ha trovato poco spazio, perché a parte qualche apparizione nella prima parte di stagione, nelle prime giornate, Yuwara poi alla lunga, ultime 10 partite, penso abbia giocato quasi mai, ed evidentemente perché si è allenato male o comunque aveva problemi sia con Marino che poi con Modesto, evidentemente. È un giocatore che ha potenzialità importante, ripeto, se calato nell'ambiente giusto, così come per Odell, il discorso uguale, secondo me può fare bene. Quindi ci sta che abbia fatto male, che abbia avuto un'esperienza negativa, poi starà a lui saper reagire e rifarsi nella prossima esperienza che avrà a questo punto in estate, cioè la prossima stagione. Detto questo, però, per quanto riguarda il colpo, invece, si tratta di un colpo per il reparto portiere, il rimpiazzo, il sostituto di Contini, che è andato via. Arriva infatti Tornaghi. Stiamo parlando di un portiere classe 1988, che firma un contratto annuale con opzione per il secondo, quindi contratto annuale, perché io considero la stagione 2021-22, però cronologicamente parlando sarebbe di 5 mesi il contratto, perché poi finisce, scadrebbe il 30 giugno e scadrà il 30 giugno del 2022. C'è l'opzione, quindi potrebbe eventualmente rinnovare e restare a Crotone anche per la prossima stagione. Vediamo su quali basi questa opzione, se in caso di salvezza, se in caso dovesse aggiungere tot presenze, non lo so. Però resta il fatto che arriva un portiere di esperienza, che è rescisso da poco con l'Olbia, che non è che ha un passato da gigante alle spalle, perché ha principalmente militato in Serie C in questi ultimi anni, sempre dimostrato di essere un portiere affidabile, un portiere di buon livello, non da top club in Serie C, però sempre una squadra di medio basso livello ha sempre fatto abbastanza bene, e a Crotone arriva come terzo, ragazzi. Cioè, dovete pensare a Tornaghi come un terzo portiere. Alla fine sostituisce Contini, vero, però abbiamo Saro che sta facendo molto bene, che è adesso titolare praticamente, Festa che gli può fare da chioccia, e
e possono così fare una staffetta e poi torna anche come terzo. Quindi prenderlo come terzo lo posso accettare. Alla fine arriva da svincolato, non devi neanche pagare il cartellino, devi dargli 2 soldi di stipendio e alla fine tiene un portiere come terzo per far numero e dovesse poi andare male, infortuni, Covid, eccetera, almeno un terzo portiere di non sicura affidabilità, ma di discreto livello che può darti una mano, quindi è un colpo che ci può stare. Certo, quelli che dicono, hanno ragione quelli che dicono, non è un portiere della Serie B, però, sì, ripeto, è un giocatore di esperienza che arriva come terzo, quindi non è che si possa pretendere di prendere, non lo so, boh, Szczęsny come terzo portiere, però questo è. A questo punto però mi fermo, ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi.